Buonasera signori, buonasera a nome di Promoverde Sicilia. Oggi siamo ospiti della Sovrintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Trapani e di questo ringrazio il Sovrintendente, il dottore Sebastiano Tusa, cui passo subito la parola, poi io la riprenderò in seguito. Grazie. Benvenuti a tutti. Sono io che devo ringraziare voi di questa opportunità che noi abbiamo accettato di buon grado, perché riteniamo che la Sovrintendenza nel solco della storia plurisecolare di queste istituzioni ha una funzione fondamentalmente culturale e quindi di indirizzo culturale, per cui manifestazioni del genere che riguardano la promozione di libri, di prodotti culturali, di realizzazioni di vario tipo che attengono alla cultura e al territorio, al paesaggio, ai beni culturali, ovviamente sono bene accette. Purtroppo in questi ultimi tempi c'è una tendenza da parte della politica, da parte della burocrazia, dell'amministrazione, a far diventare le sovrintendenze delle istituzioni esclusivamente amministrativo-burocratiche, o come alcuni dicono, dei permessifici. E in effetti il pericolo c'è. Molto spesso alcune sovrintendenze hanno preso questa deriva, hanno già intrapreso questa deriva, diventando esclusivamente degli uffici dove, un po' come i tribunali, no? Dove si applicano le leggi in maniera molto spesso acritica o comunque automatica. E invece io ritengo, e non solo io ovviamente, che le sovrintendenze devono avere anche soprattutto un valore e un'attività e un'impostazione squisitamente culturale. Nello specifico di un settore, quale quello dei beni culturali, che certamente ha delle sue peculiarità, che necessitano delle professionalità particolari. Quindi non è soltanto una mera e semplice applicazione delle norme e delle leggi, ma è anche una interpretazione delle leggi e anche una interpretazione di quelli che sono i caratteri, i problemi fondamentali dei beni culturali, del paesaggio, del territorio, dei monumenti e quant'altro. Quindi una funzione squisitamente culturale. Quindi una manifestazione del genere che ci vede ospiti della presentazione di un libro che peraltro attiene a una materia che è proprio nostra come competenza, la natura e il paesaggio soprattutto, e quindi una visione più storica del paesaggio piuttosto che naturalistica, come io ho avuto modo, non ho potuto leggere il libro, però ho avuto modo di guardarlo, di leggere alcuni passi di questo libro e mi rendo conto che ci sono affrontate delle tematiche sia storiche ma delle tematiche anche attuali, sia di carattere naturalistico, diciamo squisitamente naturalistico, ma anche di carattere storico del paesaggio, storico della natura, storico dell'interpretazione naturalistica e quant'altro. Quindi diciamo sono tutte problematiche che ci vedono assolutamente protagonisti in questo campo, non solo, come dicevo prima, perché siamo i controllori del territorio per legge, ma anche perché dobbiamo avere necessariamente un compito anche di indirizzo. Nell'ottica dei compiti di indirizzo fondamentale, ed è una tematica che certamente tocca anche le tematiche toccate da questo libro, certamente rientra una delle attività fondamentali che le sovrintendenze oggi svolgono con compiti di redazione, di produzione effettiva, di strumenti di gestione del territorio, quali i piani paesistici. I piani paesistici non sono delle semplici norme autorizzative o inibitorie dell'attività edilizia, industriale e quant'altro del territorio, ma sono degli atti di indirizzo fondamentalmente, sono dei prodotti culturali che mirano a conoscere, esaltare e fare conoscere e quindi proteggere quelle che sono le peculiarità fondamentali di un territorio, a 360 gradi ovviamente,
quindi dai beni archeologici ai beni naturalistici, ai beni paesaggistici, ai beni monumentali, ai beni etnoantropologici e quant'altro. Quindi un'azione fondamentalmente culturale che mira a esaltare quelle che sono le peculiarità fondamentali di un territorio. Andando poi nello specifico, e non voglio più rubare tempo ai relatori che seguiranno, andando più nello specifico, dobbiamo dire che noi ci troviamo in un territorio estremamente fortunato da questo punto di vista. Proprio oggi sono andato con il sindaco di Custonaci nelle zone di sua pertinenza, quindi da un lato Cofano, dall'altro lato la baia di Castelluzzo, il golfo di Castelluzzo, e veramente ogni volta che ci torno mi rendo conto della bellezza di questi luoghi, fondamentalmente luoghi unici da questo punto di vista. E vado un po' indietro col pensiero, io ero piccolo in quel periodo ancora, ma ricordo quando ci fu la battaglia per la raffineria, e allora pensavo oggi cosa sarebbe questo territorio se si fosse realizzata una raffineria di petrolio nella baia di Castelluzzo. Probabilmente Trapani non sarebbe Trapani, San Vito non sarebbe San Vito, lo Zingaro non sarebbe la riserva dello Zingaro. Questo per dire come i valori del paesaggio, della natura, della storia, dello spessore storico connesso col territorio sono fondamentali. Noi non tuteliamo solamente l'ambiente per la sua bellezza, ma lo tuteliamo sostanzialmente per il rapporto che c'è stato con l'uomo, cioè per quello che questo ambiente ha rappresentato per l'uomo, quindi per quello che, secondo un concetto abbastanza attuale, si chiama ecosistema. Cioè il nostro compito è quello di tutelare l'ecosistema. E nell'ecosistema c'è tutto, c'è l'uomo, c'è la natura, attraverso gli animali, attraverso le piante, attraverso i mutamenti climatici, attraverso i mutamenti morfologici del territorio. Quel golfo di Castelluzzo, per esempio, ci dice moltissimo su quella che è stata l'evoluzione morfologica del territorio siciliano. Si leggono perfettamente almeno due linee di riva fossili. E guai se queste testimonianze venissero perdute, venissero celate attraverso colate di cemento o strade o parcheggi o quant'altro. Quindi il nostro compito è proprio questo, quello di esaltare le caratteristiche del territorio, soprattutto in funzione del rapporto che questo territorio ha avuto con l'uomo e con la storia dell'uomo, attraverso i secoli, attraverso i millenni anche. Quindi occasioni del genere, concludo, sono per noi estremamente valide perché ci consentono di portare avanti la nostra attività culturale, che altrimenti resterebbe chiusa nell'ambito delle nostre stanze d'ufficio o nell'ambito delle nostre centinaia di atti autorizzativi e di permessi che quotidianamente più o meno portiamo avanti. Quindi ben vengano, quindi siamo pronti anche a avere ulteriori sollecitazioni, ulteriori stimoli da parte della vostra associazione, e peraltro è un argomento anche molto interessante da cui può venire un contributo per raffinare sempre più quella che è la nostra attività autorizzativa, perché anche nell'ambito dei permessi e delle autorizzazioni c'è una certa discrezionalità, come è giusto che sia, da parte nostra, no? E quindi avere la possibilità di aggiornamenti, avere la possibilità di confronti è fondamentale. A proposito di orticoltura, floricoltura, recentemente noi abbiamo ospitato presso l'ex stabilimento Florio di Favignana il congresso nazionale degli agronomi, che è stata anche quella un'occasione estremamente interessante, perché ci ha messo a contatto e a confronto con un mondo di grande interesse per quello che è il nostro lavoro, il nostro quotidiano, e soprattutto ci ha permesso anche, non ultimo, la possibilità di interagire con loro proprio per la gestione del verde dell'ex stabilimento Flori Famigliana, quindi per riportare un po' alla luce, quindi fare un'opera di restauro o di scavo archeologico, e quindi di restauro archeologico di quello che era l'orto di questa tonnara, che come sapete questo stabilimento era un'unità produttiva quasi autosufficiente, c'era tutto all'interno, c'era anche l'orto dove si coltivavano gli ortaggi per gli impiegati, per i lavoratori e quant'altro.
Quindi un rapporto che noi abbiamo con il paesaggio e con tutti gli attori del paesaggio estremamente stretto, che vogliamo continuare a portare avanti, e quindi siamo pronti a ulteriori momenti di confronto, momenti di collaborazione, nell'ottica appunto di quello che è il bene ultimo e supremo per noi, cioè che è la tutela del paesaggio e della nostra storia. Grazie.